Bene, buonasera, benvenuti al nostro convegno. Ormai anche per chi ascolta c'è una certa abitudine a questi eventi online. Speriamo di poter tornare anche a un qualcosa che consenta un contatto fisico, un'interazione fisica. Però sono sicuro che stasera avremo uno scambio di opinioni molto interessante e proficuo. Infatti, prendendo spunto da quella che è un lavoro collettivo a più mani che è stato curato dal professor Riccardo Gallo, e cioè Industria Italia, che è un lavoro molto complesso di molti ricercatori e accademici che hanno per ogni settore industriale italiano fatto una panoramica su quali sono le sfide che attendono l'industria italiana. Quindi partendo da questo lavoro che ci verrà illustrato dal professor Gallo, abbiamo invitato i nostri speaker di oggi, che cito in ordine alfabetico per non sbagliare, che daranno ognuno la sua visuale. Abbiamo cercato di dare, come dire, dei punti di vista che profittino di un background accademico, professionale, simile ma un po' diverso per ciascuno di loro, e speriamo che questo aiuti un po' a chiarirci le idee. Quindi abbiamo il dottor Nicola Bedin, presidente di SNAM, ma prima di questo anche amministratore delegato di un importantissimo gruppo della sanità privata come San Donato, imprenditore. Adesso potremmo fare un 5 minuti di curriculum vitae, ma comunque sicuramente esponente dell'imprenditoria. Anche innovativa di questo paese. Poi abbiamo Marco Bentivogli, fino a qualche mese fa segretario generale della FIM-CISL, suoi gli accordi con Marchionne per la Fiat, e oggi è segretario dell'Associazione Base Italia, che si ripromette di reintrodurre, perlomeno negli intenti, un po' di razionalità nel discorso politico italiano. Abbiamo poi, credo che sia Anna Gervasoni, come l'ordine alfabetico. Anna Gervasoni è direttore generale dell'associazione dell'AIFI, che riunisce le imprese di private equity, investitori istituzionali, non solo, ma anche docente universitario, siede in numerosi consigli di amministrazione, e quindi unisce a diciamo, a un'esperienza accademica pluriennale, nonostante sia ovviamente giovanissima, anche un'esperienza concreta dal punto di vista degli investitori. Abbiamo Ugo Loser, che è amministratore delegato di Arca. Arca naturalmente ha la visuale dell'investitore dei mercati finanziari, ma nel caso specifico Arca è un SGR che gestisce anche molti fondi attivi nell'economia reale, quindi con una particolare attenzione a quello che si muove nell'industria italiana. Abbiamo fatto una chiacchierata proprio solo qualche giorno fa e l'ho visto più ottimista di quanto sono io su come se la caverà l'industria italiana nel prossimo futuro. Abbiamo Stefano Micossi, che è il direttore generale di Assonime, che, come tutti voi sapete, è l'associazione che riunisce le grandi imprese italiane, ma non solo le imprese manifatturiere, le grandi imprese italiane in generale. Anche lui è docente universitario e diciamo,
con una grande attenzione ai temi sia della politica industriale che della governance delle aziende. E abbiamo il professor Carlo Secchi, che ringraziamo, viene sempre alle nostre iniziative di buon grado, quindi ci fa sempre molto piacere, che è professore di economia. Scusate, non è il Covid, che è professore di economia politica, è stato rettore della Bocconi e soprattutto ha anche un incarico europeo che lo mette alla guida dei grandi progetti transnazionali dei trasporti, quindi le dorsali europee dei trasporti e con una particolare attenzione all'Italia che in teoria è in mezzo, insieme alla Germania, sono i due paesi in mezzo a queste dorsali sull'asse est-ovest. E quindi oltre anche il professor Secchi ad avere una grande esperienza in molti consigli di amministrazione di società quotate, quindi con una visione concreta sui meccanismi di funzionamento delle società che operano. Infine, ma infine, in quanto è il primo a cui do la parola, abbiamo Riccardo Gallo, che è professore di economia industriale alla Sapienza di Roma, è stato vicepresidente dell'IRI. E quindi anche con una grande esperienza di quella che era l'industria pubblica. Oggi è il presidente dell'Osservatorio delle Imprese all'Università La Sapienza e ha ricoperto anche ruoli manageriali come commissario di grandi imprese in difficoltà e da risanare nel corso degli anni. Quindi, come vedete, competenze che si intersecano, però che hanno anche una loro specificità, un loro diverso percorso e caratura professionale. Non vi voglio far perdere altro tempo, naturalmente. Ringrazio Arca che, come sempre, patrocina i nostri eventi ed è sempre un patrocinio prezioso. Per chi ha voglia, sono iniziate le iscrizioni Early Bird per il 2021 per l'Ada Smith Society. Siamo un'associazione, come sapete, non profit, però vorremmo anche essere un'associazione no loss e quindi cerchiamo sempre di sostentarci con i mezzi nostri propri. Grazie ancora a tutti, sono certo che sarà un dibattito molto stimolante e ringraziandolo ancora per aver accettato subito di intervenire, do la parola a Riccardo Gallo. Grazie. Eccomi, grazie di tutto. Io mi avvalgo di slide che presento. Eccomi. Eccoci. Allora, per rispondere alla domanda dell'incontro, arriverò a una proposta che presenterò nel secondo giro di interventi. Quindi, nel primo giro io analizzo che cosa è successo in Italia nel corso degli anni. E comincio dalle due crisi globali del passato, una addirittura del 73-74, l'altra del 2008-2009. In entrambe, certo, due punti sono troppo pochi per costruirci una legge certa, ma è interessante osservare che in entrambi i casi, dopo lo scoppio della crisi, il governo di turno pensò di mettere toppe, salvare situazioni di crisi
con dispendio di finanza pubblica, nel primo caso nel 73-74 anche con una legge che era la prima di politica industriale nella storia del paese, nel 1977, che puntava sui settori, imbalsamando i settori perché c'erano tanti piani, per ogni settore un piano per cercare di ripristinare le condizioni di quel settore, quindi era la negazione dell'adattamento dinamico allo shock della crisi petrolifera. E insomma, non si combinò niente finché l'industria spontaneamente da sé, dopo 8 anni, maturò la ricetta che era fatta da recupero della produttività e innovazione. E questo è avvenuto 2 volte, ciascuna delle 2 crisi è avvenuto dopo 8 anni. Cioè sembrerebbe, ripeto con molta prudenza perché sono solo fortunatamente 2 casi, due processi, ma in entrambi i casi l'industria ci ha messo 8 anni, perché la marcia dei 40.000 con il recupero della produttività è 7 anni dopo il 1973, l'innovazione tecnologica, il fondo dell'innovazione tecnologica è del 1981-82, quindi 8 anni dopo. Nella crisi finanziaria che comincia col fallimento della Lehman Brothers, noi abbiamo ancora una volta cadute di produttività, di produzione tra il 2008 e il 2009 in 14 mesi, 31 punti percentuali dell'indice di produzione industriale perduti, lo spread, eccetera, eccetera. E poi dopo 8 anni si ritorna, i settori recuperarono produttività in media pari a quella esistente nel 2007. E nel 2016-17 arrivò il programma del governo Industria 4.0, cioè l'innovazione. Quindi i settori recuperarono in media dopo 8 anni. Se andiamo a vedere, poi naturalmente c'era chi fece prima, chi do, chi più, chi meno, chi dopo, chi prima, chi dopo, chi mai. E qui abbiamo i settori, non so se si vedono, perché io vedo le immagini mie, ma insomma, se si leggono i numeri, noi abbiamo per ciascun settore il numero di dopo quanti anni quel settore tornò al livello di produttività esistente prima della crisi. Come è quest'anno? Quest'anno la crisi si presenta molto peggiore rispetto a quella del 2008-2009. Basti pensare che in 3 mesi l'indice della produzione industriale ha perso 50 punti contro, abbiamo detto, nel 2008-2009 erano 31 punti in 14 mesi, quindi più profonda la crisi e più repentina. Tuttavia, c'è stata nei primi mesi, nella primavera fino all'estate, c'è stata una enfasi eccessiva sul rischio di erosione della liquidità delle imprese. Tutti i giorni, tutti i media parlavano liquidità, liquidità, corriamo con la liquidità. Io non capivo se provavo a scrivere da qualche parte che non era vero questo rischio di liquidità, trovavo perplessità e una certa censura alla mia analisi. Perché? Perché con le fabbriche chiuse non ci sono i consumi, quindi i costi variabili non ci sono. I costi fissi, l'ammortamento si può tardare, il costo del lavoro, se c'è la cassa integrazione, è coperto. Quindi non ci sono costi, non ci sono ricavi, non ci sono costi, quindi zero perdite, e quindi zero, anche perché diciamo in termini finanziari e non economici, l'ammortamento serve a rimborsare i debiti finanziari,
ma sappiamo bene che tutte le imprese hanno chiesto alle banche di rinegoziare e le banche volentieri hanno rinegoziato, hanno spalmato, hanno aggiustato, diciamo, la curva dell'ammortamento del debito a medio e lungo termine. Quindi, il secondo semestre, invece, con le fabbriche aperte e con un basso grado di utilizzo dovuto al fatto che la domanda di mercato è bassa, far restare il grado di utilizzo della capacità produttiva a sinistra del break-even point e quindi nell'area delle perdite operative, più ci sono tutti i costi non industriali, quindi perdite enormi. Quindi io mi aspetto che le perdite delle società industriali del secondo semestre siano ben superiori alle perdite del primo semestre. Una conferma della mia sensazione è venuta dal bilancio delle società quotate che sono obbligate a presentare le semestrali e da un'analisi di Mediobanca si vede che il reddito operativo percentuale del fatturato è stato negativo per 0,5%, cioè zero, a conferma quello che dicevo io. Allora, con questa, se vogliamo essere arditi a estrapolare la morale della favola, nel migliore dei casi, qui ci vogliono 8 anni per tornare ai livelli di produttività preesistenti al 2020, cioè quelli del 2019. 8 anni se le cose vanno bene, perché possono andare peggio, come esistono segnali che lo fanno temere, e quindi che significa tutto ciò? Significa che ci dobbiamo sbrigare a riapplicare la ricetta, la terapia del recupero produttività e dell'innovazione. Tenete conto che il nostro amico Luigi Zingales ha fatto una ricerca negli anni scorsi, quindi non nel 2020, in cui ha dimostrato che in Italia la produttività del lavoro è inferiore agli altri paesi perché da noi il merito è un valore non riconosciuto. Questa pubblicazione è abbastanza interessante, la trovate sul sito di Zingales. Allora, cosa c'è di peggio quest'anno rispetto agli anni passati, alle crisi precedenti? È che è tramontata l'era della globalizzazione, che abbiamo meno grandi imprese, che le piccole non hanno tecnostrutture per fare innovazione, cioè se la terapia è produttività e innovazione, avendo meno grandi imprese, avendo le piccole che non hanno tecnostruttura, sono problemi ancora più gravi. Non solo non hanno le tecnostrutture, ma non hanno neanche, e non è affatto naturalmente un giudizio negativo il mio, ma non hanno la sensibilità per uscire dalla tana e andare a cercare chi padroneggia le filiere dell'innovazione e quindi è difficile anche fare trasferimento tecnologico. E poi è cambiato il modo di vivere, dove, come lavorare, mangiare, curarsi, vestirsi, svagare. Manca una visione d'insieme. Allora, tutto ciò detto, nel lavoro che abbiamo fatto alla Sapienza abbiamo provato a vedere che significa la visione d'insieme. E qua io vado veloce, mi perdonerete, perché non credo che non sia neanche, a parte il tempo, ma neanche, diciamo, nell'attenzione andare a vedere i singoli versanti, ma abbiamo governare il territorio, che significa tante cose. Vi dico l'ultima frase giù, dice: oggi è possibile acquisire dati dal sensore remoto, trasmetterli e elaborarli con modellistica numerica per annunciare eventi estremi. Quindi governare il territorio significa lavorare con tecnologie molto moderne per prevenire e per attutire l'impatto
dei danni degli eventi estremi. Governare il territorio significa anche andare a monitorare i materiali, andare a vedere com'è la situazione delle grandi opere e andare a vedere i materiali, perché è possibile, ancora una volta, con intelligenza artificiale, reti neurali, eccetera, vedere lo stato di salute dei materiali. Tenete conto che in prossimo futuro si potranno fare calcestruzzi durevoli, poco permeabili agli agenti esterni, quindi ai fumi, all'acqua, e quindi si potrà allungare la vita utile dei materiali e quindi delle opere. Poi abbiamo la filiera dell'acqua. Filiera dell'acqua, sappiamo bene cosa voglia dire, infrastrutture, i bacini di raccolta, depurare l'acqua, rimetterla, riqualificarla per usi idraulici negli edifici, eccetera, eccetera. E poi il quesito, dove lavoriamo, dove viviamo, negli uffici, a casa, l'home office, eccetera, e qui vinceranno le aziende che trasformeranno gli uffici da luogo di lavoro quotidiano piuttosto a sedi di incontri con delegazioni esterne, riunioni di alto livello e cercando di responsabilizzare il personale. Diffondendo la cultura dei sistemi digitali e integrando le tecnologie. Cosa mangiare? La crisi che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando, ha portato anche a una diversa sensibilità nei confronti del cibo. Intanto non si mangia più sotto l'ufficio, ma si mangia altrove. E poi si sta attenti a mangiare, perché si dice anche che il contagio è più facile se si mangia male, eccetera, eccetera. E con l'occasione si riscoprono tante iniziative importanti, green, quindi dimezzare i pesticidi, i fertilizzanti, eccetera, eccetera, gli obiettivi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo come curarsi anche qui. Prima uno andava alla farmacia sotto ufficio, adesso si va alla farmacia sotto casa, si parla di più col farmacista. Anche i Novax adesso vogliono sapere a che punto stanno i vaccini, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta una nuova concezione della medicina. Addirittura si pensa a farmaci che, una volta ingeriti, trasmettano informazioni a un sistema indossabile come un abito, e questo poi manda dati al medico di base. Magari un medico di base un po' più attento a quello del passato, a come è stato nel passato, eccetera, eccetera. E poi anche la logistica, con modelli blockchain potrà arrivare con un drone il farmaco a casa. Queste sembrano battute spiritose, ma in realtà ci stiamo avvicinando. Come vestirsi? Qui si scoprono che intanto la moda, il tessile, l'abbigliamento è consumatore di energia, inquinatore come quasi nessun altro settore. Si scopre che si può partire da sostanze naturali, vedete nella slide, addirittura c'è chi già oggi dalla spremitura delle arance tira fuori fibre per fare i tessuti. C'è una grande casa che già applica questa tecnologia. E poi ancora nella televisione c'è tutta una rivoluzione, non stiamo a dilungarci, ma c'è un cambiamento spaventoso e il digitale entra a piedi uniti, e la mobilità e i veicoli verdi, le infrastrutture, i servizi, la micromobilità, eccetera, eccetera. E occorrerebbero investimenti per l'elettrificazione, ma non se ne faranno
né i costruttori né le infrastrutture pubbliche, perché poi la crisi porta a minore autofinanziamento e quindi minori risorse finanziarie, e quindi questi sono i problemi. La metallurgia non me la so nemmeno a dire, perché è figlia, però ci sono innovazioni che trasformano pure la metallurgia, cioè quei settori di base che sembravano maturi, obsoleti, eccetera, ma in realtà con nuove tecnologie possono rivoluzionarsi. E la logistica è fondamentale, come ben sappiamo, perché finora era uno stesso operatore faceva tutto, cioè il trasportatore faceva il gestore del deposito, cioè oggi invece sono mestieri tutti separati e integrati, tecnologie di rete, automazione di magazzini, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo che vuol dire? Questo è il volume, è la cover del volume, e questi sono tutti gli indirizzi posta elettronica dei colleghi che hanno lavorato. Abbiamo detto banalità, forse, però parlando con i miei colleghi amici economisti industriali, dice: beh, non è frequente che tecnologi si occupino dell'economia dell'industria. Questa forse è la prima novità. E la seconda ve la dirò, se permettete, al secondo giro, quando un numero minore di minuti presenterò la proposta che credo sia più originale di quanto non si possa ritenere a prima vista. Grazie. Grazie Riccardo, qui ci sono, avete visto, i numerosi autori del volume collettivo, mi sembra che gli spunti siano numerosi, c'è anche una slide molto interessante che riassume ovviamente uno dei contributi su Big Pharma, l'industria del farmaco e così via. Dando la parola al dottor Bedin, non gli voglio chiedere necessariamente una sua visione anche su questo, seppur, come dire, facendo parte dell'altra metà delle sue attività, perché oltre appunto a SNAM è molto impegnato nel campo medico-sanitario, però un po' ecco, cosa ne pensa, uno dei settori sicuramente che vanno ripensati e che grazie all'urgenza probabilmente ha già in moto una serie di cambiamenti notevoli, è quello sanitario. Quindi, oltre al commento più generale su quanto detto da Riccardo Gallo, mi fa piacere sapere anche da lui cosa ne pensa di questo settore. Sì, grazie, grazie davvero anche di darmi la possibilità di partecipare a questo incontro. E complimento al professor Gallo, perché non solo il suo lavoro è molto vasto, molto esteso, ma anche è riuscito a farlo in poco tempo e renderlo assolutamente quindi attualissimo. Sono stati accennati alcuni cambiamenti nell'ambito farmaceutico e della salute da parte del professor Gallo. Mi verrebbe da dire però che non sono in realtà avvenuti così tanti o così tanti altri. L'evoluzione dei servizi sanitari e della risposta ai bisogni di salute in questo periodo non ha avuto una vera evoluzione come ci si sarebbe potuti aspettare, secondo me. Anche i servizi di telemedicina, pur avendo avuto una diffusione più ampia rispetto a prima, sono ancora in una fase che potrei definire embrionale. Dal punto di vista più generale, parto dal titolo di questo incontro: dopo la pandemia ripartirà l'industria italiana? C'è un punto interrogativo. Questo punto interrogativo ne nasconde diversi, perché si dice dopo la pandemia. E quando finirà la pandemia? Quando forse De Nicola ha pensato a questo convegno, le incertezze rispetto ai tempi in cui questa pandemia se ne sarebbe andata erano minori rispetto ad oggi. Quindi un primo tema è quello che penso
possiamo tutti condividere, cioè che c'è un'incertezza sulla durata della pandemia e in qualche modo questo ci obbliga a dovervi quantomeno in parte convivere per un periodo che sicuramente supera i prossimi 6 mesi. Dei cambiamenti sono indispensabili. In questo aggiungo che rimanendo sul titolo si parla di ripartirà l'industria italiana, ma da che posizione può, ammesso che ci riesca, ripartire l'industria italiana? L'8 o il 6 settembre scorso Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ha evidenziato come il PIL italiano sulle proiezioni fatte a settembre per il 2020 è un PIL che ritorna al livello del 1993. Quindi partiamo da una situazione che è quasi 30 anni indietro rispetto 30 anni indietro. E questo è il fatto che il PIL nel 2020 abbia un arretramento anche significativo è comune a diversi paesi del mondo, solo la Cina è prevista avere un PIL in crescita. Ma il PIL degli USA, per esempio, nel 2020 è previsto che torni ai livelli del 2014, quello della Germania ai livelli del 2010, quello della Spagna e della Francia al 2002. Se guardiamo il PIL pro capite, la nostra situazione da cui partiremmo nel 2020 è addirittura su valori registrati a fine degli anni 80. In più abbiamo un debito pubblico elevato e che cresce. Quindi, ammesso che ripresa ci possa essere e ci sarà, è una ripresa che parte da un livello, quello dell'Italia oggi, che è un livello che è tornato indietro di 30 anni o forse più in termini di PIL. La seconda considerazione che faccio è che riguarda il concetto di vantaggio competitivo. Consentitemi di usare questa espressione per il concetto che voglio esprimere. A febbraio o marzo dicevamo che Francia, Spagna, Stati Uniti avevano nei nostri confronti il vantaggio competitivo di essere stati, vista la nostra situazione, avvisati di quello che sarebbe potuto succedere con la propagazione del coronavirus. E in qualche modo li abbiamo criticati dicendo avrebbero potuto attrezzarsi per tempo, porre in essere delle misure, eccetera, per contenere e ridurre la diffusione, avendo visto quello che è successo in Italia. Adesso questo vantaggio competitivo, questo avvertimento, lo abbiamo sprecato noi. Siamo stati avvisati per tempo che questa seconda andata ci sarebbe potuta essere. Spagna, lì la curva ha cominciato ad alzarsi in modo esponenziale 2 mesi e mezzo fa. Francia, Belgio e prima ancora Israele erano segnali di allarme che avendo conosciuto i quali avremmo potuto avere un vantaggio competitivo su questi altri paesi. Purtroppo, è la responsabilità di tutti, non siamo stati in grado di utilizzare questo vantaggio competitivo che se n'è andato, perché oggi la curva dei contagi è stata aggiornata anche oggi, ma continuerà, sta di fatto ripercorrendo quasi in modo sovrapponibile quella di questi paesi che si trovano oggi a dover adottare, come noi e forse più di noi, mi riferisco a Spagna e Francia, delle misure restrittive. A proposito di avvertimenti, ce n'è stato uno ignorato dai media italiani del 16 ottobre scorso e si tratta di un avviso sanitario dell'Agenzia Regionale della Sanità dell'Île-de-France. Questo avviso, che ormai è di 12 giorni fa, riportava questi dati. Il 16 ottobre il 48% dei posti letto di terapia intensiva dell'Île-de-France era occupato da pazienti Covid, 48% dei letti di terapia intensiva. Lo stesso documento stimava che questa percentuale dopo una settimana sarebbe arrivata al 60%. E così è del 61% oggi. Lo stesso documento stimava che questa percentuale arriverà al 90% ai primi di novembre. Ora, se il
trend che stiamo vivendo non cambia, rischiamo di trovarci là. Lo sappiamo, è nero su bianco su questo, uno dei documenti che sono autorevoli, puntuali e rinvenibili in internet. Quindi anche in questo caso avremo ormai un residuale vantaggio competitivo, ma mi verrebbe da dire non sprechiamo anche questo. Ultima cosa e poi cedo la parola. E questa situazione richiede politiche sì che abbiano un effetto nel lungo termine, perché è questo che noi chiediamo generalmente a chi governa il nostro paese, di non pensare all'imminente ma a guardare al medio e lungo termine. Però in questo momento invece ciò che diventa veramente fondamentale è ciò che viene realizzato nel breve, nell'immediato. Una considerazione banale che mi viene da fare è che perché l'economia sopravviva sono necessari consumi ed investimenti. Consumi ed investimenti interni, cioè nostri, degli italiani, e esteri, cioè di stranieri che vengono da noi. Una parte consistente dei consumi esteri in Italia è venuta meno, perché non c'è più turismo, è crollata questa. E quindi mi viene da formulare questo o proporre questo specifico tema, che è quello di l'ossatura che può garantire i consumi di persone straniere in Italia, cioè quello della filiera del turismo, che non deve morire. Aeroporti, strutture ricettive, trasporti. Se soccombe quest'area di attività del nostro paese, soccombe quello che qualcuno chiama il petrolio dell'Italia. Adesso chiamarlo petrolio non avrebbe lo stesso significato di qualche tempo fa, visto il prezzo di questa materia prima. Però, ecco, io voglio concludere dicendo interventi nel lungo termine, ma oggi saranno interventi nel breve per investimenti e consumi. Grazie. Grazie Nicola. Quello che tu dici proprio oggi è venuta fuori una notizia singola, aneddotica se vuoi, ma una grande catena austriaca di grande successo che fa molti ostelli in tutto il mondo ha chiuso un super ostello modernissimo che aveva aperto appena un anno fa a Mestre, vicino alla stazione per servire Venezia, e naturalmente chiuderlo vuol dire che avrà pagato una penale piuttosto pesante al proprietario dell'immobile. E questo vuol dire che non ha fiducia che nemmeno tra 2 o 3 anni riprenda, perché la penale sarà stata così enorme che gli conveniva tenerlo chiuso per un paio d'anni. Ma evidentemente è così sfiduciata che possa riprendere in un posto come Venezia il turismo anche in, non dico l'anno prossimo, ma in 2 anni, che ha preferito smontare baracca burattini. Quindi questo è un segnale d'allarme angosciante sotto molti profili. Marco Bentivogli, naturalmente tu di crisi industriali ne hai vissute molte dalla parte dei lavoratori e sei anche uno studioso attento sicuramente almeno di un aspetto che è stato accelerato, non è stato ovviamente creato, ma è stato accelerato dall'esplosione della pandemia, e che è quello dello smart working, di cui accennava anche Riccardo Gallo, come consumiamo, come lavoriamo e così via. Quindi rispetto a quella che è stata la relazione iniziale, sicuramente è una serie di input e di punti di vista che possono essere preziosi. Grazie. Buonasera a tutti, mi sentite? Sono il microfono acceso, vero? Ok. Intanto vorrei fare qualche riflessione prima sulla relazione molto esaustiva di Riccardo Gallo. Ci sono alcuni aspetti che secondo me occorre
integrare, non puntualizzare, integrare rispetto a un'analisi già sicuramente molto seria. Io innanzitutto penso che la media del pollo, diciamo, dei rientri dal PIL di ogni paese sia ingenerosa sia a livello nazionale sia a livello di settore. La grande differenza sia di produttività sia di settori è molto più correlata all'area geografica di riferimento. Se noi prendiamo il triangolo che questi anni ci ha consentito il surplus di bilancia commerciale attraverso le esportazioni, e cioè Varese, Treviso, Bologna più o meno, e rispetto al 2008 loro già stavano sopra di 12 punti. Il problema è che ci sono aree del paese che stanno sotto di 20 punti rispetto al 2008. E io credo che questo aspetto sarà ulteriormente marcato anche per quello che riguarda il rientro del PIL e anche per le analisi sulla produttività, su cui aggiungerò un altro aspetto, e per cui bisogna fare molta attenzione, perché anche la propensione all'innovazione tecnologica, noi abbiamo visto, è interessante la ricostruzione storica di Gallo, e siccome io ho seguito tantissimo, abbiamo fatto attività di ricerca sull'innovazione tecnologica e l'impatto sul lavoro e la produttività, e se guardiamo la densità della robotica e il numero di robot installati, parlo di robot avanzati, non di vecchi robot di servizio industriale, grazie al penultimo governo, al Conte 1, è stata completamente chiuso il rubinetto dello sgravo alle nuove tecnologie, e che lo si voglia o no, ma noi già nel 2019 e all'inizio del 2020 abbiamo un problema per quello che riguarda il crollo degli investimenti sull'innovazione tecnologica. Adesso il nuovo ministro ha annunciato, ormai inizia a avere la sua stagionatura anche lui, però ha annunciato un programma per riprendere in mano una sorta di industria 4.0, dopo che nella precedente legge di bilancio la famosa transizione 4.0 gli era stata totalmente cancellata. Però questo è un aspetto assolutamente rilevante, perché abbiamo visto come il denaro pubblico, invece che entrare nella gestione d'impresa, quando abilita e incentiva e stimola gli investimenti privati, è in grado di dare risultati sicuramente più interessanti. Secondo, per quello che riguarda la produttività, lì l'intreccio riguarda due aspetti: il primo, sempre l'area geografica di riferimento, ma il secondo ancora più rilevante, c'è un bellissimo grafico non aggiornato di Prometeia che fa vedere come uno degli indicatori, perdonatemi se su questo sono grossolano, ma uno degli indicatori di produttività, e ce ne sono anche molti altri, che è il costo del lavoro per unità di prodotto, sopra i 200 dipendenti noi abbiamo i livelli del Baden-Württemberg o della Bassa Sassonia, o sicuramente le performance migliori d'Europa sopra i 200 dipendenti. Sotto i 20 dipendenti il club italiano è esplosivo, nessuno riesce a capire come fa a stare in piedi un'impresa, eppure la taglia dimensionale media del mio ex settore, la metalmeccanica, che sapete è un settore gigantesco, va dall'ICT all'informatica fino alla siderurgia, l'automotive, l'elettrodomestico e così via, la taglia dimensionale media è 12 dipendenti, per cui capite bene che c'è un problema di taglia dimensionale. Un paese che ha esaltato il nanismo e addirittura durante la pandemia, adesso mi ricollego alcune cose molto interessanti che ha detto Nicola poco fa, le piccole imprese oggi sono sempre più sole. La cosa più triste è che non c'è stato più nessuno che ha consorziate neanche nelle situazioni di più banali, acquisto mascherine, gel disinfettanti o le cose minime che servivano all'inizio del primo lockdown, quando costruivamo i protocolli di sicurezza aziendale per poter dare continuità produttiva. E da questo punto di vista, per cui è sicuramente vero che hanno esaltato, io sono d'accordo che è stata esaltata la questione della carenza di liquidità, però ci sono due aspetti: soprattutto le piccole sono sottocapitalizzate, e contemporaneamente l'effetto è stato tutto un effetto
che riguarda le promesse tradite. Cioè è stato un riflesso al fatto che se in TV in una conferenza stampa gli si dice da domani avrete i soldi per le grandi tramite SACE, per le piccole attraverso le banche, e quei soldi, a prescindere se ce n'è bisogno o no, quei soldi non arrivano, non sono nella disponibilità. Io segnalo una cosa che continuo a dire, ho detto anche a esponenti delle forze dell'ordine, che sembra... temo che scoppierà e entrerà nella cronaca italiana. In questo periodo, dalle Marche all'Emilia Romagna a una parte del Veneto, la criminalità organizzata sta comprando aziende, sta comprando terreni, sta comprando fabbricati e va nelle banche, accompagna l'ex titolare che non ce la fa più o che pure vede semplicemente un buon motivo per avere i soldi in tasca, tutti in contanti rigorosamente, ma c'è una penetrazione della criminalità organizzata nel settore che è stato il più dinamico, vi ricordate il NEC, lo chiamavamo, no? Il Nord-Est Centro Italia, e questo è anche perché ci sono state sicuramente delle difficoltà che a livello centrale il governo non ha saputo in qualche modo gestire, per cui sicuramente ci sarà un problema di merito, questo sono d'accordo con l'analisi che fa Zingales, perché in Italia si fa tanta retorica sul merito, ma il capitalismo relazionale è ancora il capitalismo più forte, diciamo, e più richiesto, anche perché ha la possibilità di spendita politica differentemente dalle cose più serie. E per chiudere, un aspetto fondamentale che ovviamente non è esploso con il lockdown, ma che già da molti anni, io dal 2015 scrivo di smart working, lo smart working viene mobilitato di fatto dalla trasformazione digitale, il lockdown accelera, fa passare da 400.000 a 6-8 milioni gli smart worker. Il guaio è che si sta facendo senza nessun tipo di accompagnamento, di percorso di formazione, di percorso di partecipazione all'innovazione, e lo smart working, se è ben fatto, dà un ottimo risultato sia di produttività che di benessere dei lavoratori. Se è mal fatto, porta con sé tutta una serie di problematiche e una reazione anche piuttosto reazionaria, secondo me, doppia parola. Anche sto vedendo dagli amministratori in teoria più illuminati delle grandi città. Ecco, adesso questa cosa che si spiega, che c'è il dramma dei piccoli esercizi, dei centri storici e dei tassisti, sapete che non sono una persona che le manda a dire, ma non ci si ricorda che le chiusure degli esercizi e di altre realtà molto più consistenti nelle periferie, nelle aree interne, che si sono svuotate per il pendolarismo proprio verso il centro storico, allora di quello che accadde allora no, i sindaci non ne hanno mai parlato. In realtà abbiamo aree interne completamente scollegate e marginalizzate anche per la diffusione delle tecnologie, e contemporaneamente le periferie, che molto spesso sono dormitori in cui chiudono tutti, hanno chiuso da anni tutti gli esercizi commerciali senza che ci fosse lockdown e smart working, per cui oggi invece c'è una necessità, se vogliamo far ripartire l'economia, far ripartire le città, di rigenerare il tessuto urbano e non solo in un'ottica ecosistemica. Noi ancora continuiamo a parlare di distretti industriali, perdonatemi ma non esistono più. Gli distretti industriali sono una cosa che è stata fantastica nella storia del nostro paese, perché ha garantito senza sovrastrutture specializzazione produttiva, diffusione delle competenze. Oggi non esistono più, ci sono solo alcuni sistemi locali lungo le dorsali di comunicazione e delle infrastrutture, le poche funzionanti che ci sono in Italia, lì attorno si sviluppano sistemi locali. Oggi bisogna creare ecosistemi locali, ecosistemi digitali intelligenti che siano abilitanti di sviluppo. Che significa? E chiudo, mettere insieme, se noi vogliamo rendere accogliente, ricostruire l'habitat favorevole per lavoratori e impresa, dobbiamo far dialogare tutti gli attori dell'ecosistema, la pubblica amministrazione che deve essere sfidata, la scuola, l'università, il mondo delle imprese, la rappresentanza, l'energia, la mobilità. Un sistema funziona se è dentro una piattaforma di dialogo costante, di scambio dati, che ne consente la possibilità di accogliere
la crescita, che non è una brutta parola, una parola assolutamente fondamentale e che bisogna, soprattutto nei periodi in cui rallentiamo, in cui siamo più spaventati per quello che accadrà, per le cose che si diceva sullo stella austriaco sono assolutamente significative, invece pensiamo quali sono le nostre contromosse e come riprepariamo il territorio a uno sviluppo sostenibile sicuramente, ma che vuole riportare l'Italia più velocemente di quello che ha fatto post 2008 a una situazione in cui già era fanalino di coda a livello europeo. Grazie Marco, scusa, dovevo riprendere la possibilità di parlare. Sì, come dire, non si può non concordare con diciamo, l'attenzione allo sviluppo e alla crescita che hai appena citato e alla disattenzione, perché poi in realtà hai citato una doppia dinamica. Uno, la scarsa attenzione alla crescita e quindi il bisogno che invece questo ci sia e la disattenzione che o la retorica, mettiamola così, di alcuni aspetti della vita economica che hanno caratterizzato quella che poi è stata l'impreparazione del nostro paese a questo cigno nero, perché tutti dicono ma non è un cigno nero perché che ci fosse la pandemia era una cosa che si poteva immaginare, sì, però non si immaginava in realtà. Questa realtà in tutto il mondo non si è immaginata. Darei ora la parola ad Anna Gervasoni, che ringrazio ancora per essere qui. Noi ogni anno seguiamo con attenzione le sue statistiche, i suoi rapporti sugli investimenti del private equity in Italia, che rispetto agli altri grandi paesi europei purtroppo è sempre stato caratterizzato da un minor peso e nonostante tutti gli sforzi che vengono fatti per aumentarne la presenza, adesso abbiamo un grande private equity che è CDP, il super private equity di Stato. Però ecco, da lei vorrei capire un po' il sentimento degli investitori rispetto a quanto ci ha detto Riccardo Gallo e pensando che prima o poi, con la maggiore incertezza che citava prima Nicola Bedin, abbiamo sulla fine della pandemia, come far sì che da questa crisi ci sia una anche selezione più accurata sui progetti, come dire, per i quali vale la pena spendere capitali, investire capitali nel nostro paese. Grazie, grazie dell'invito innanzitutto e buona serata a tutti i partecipanti che sono numerosi perché vedo qua il numerino, è un numero alto. Allora, proverò a darvi velocemente l'ottica che io rappresento, quello del mondo del private equity, del venture capital, del private debt, quindi ma soprattutto del private equity, perché seguendo il filo di Nicola, di De Nicola, cosa fa il private equity? Il private equity cerca di sostenere imprese che hanno un percorso di sviluppo. Noi di solito lavoriamo non sulla media, non sulla mediana, ma lavoriamo sul cherry picking, quindi un fondo di private equity va a cercare un'impresa che ha un fortissimo potenziale, che ha certe caratteristiche di cui parlerò un secondo, fra un attimo, da capitali, energie mentali, forza manageriale per far sì che poi si sprigioni un grande ciclo di sviluppo in modo tale poi da rivendere la propria partecipazione guadagnando. Come lo caliamo nel contesto? Allora, i primi mesi, i primi giorni di Covid, tutti i soci AIFI mi chiamavano perché erano terrorizzati delle loro imprese in portafoglio, quindi mi chiedevano ma cosa sta facendo il governo, cosa sta succedendo, come possiamo reagire, possiamo intercettare questo
questo pezzo di decreto, quest'altro, ma apro, chiudo, quindi erano preoccupati a testa bassa sulle loro target companies. Private equity e venture capital in Italia in questo momento ha 1200 aziende partecipate, quindi un pezzo d'Italia piccola ma importante. E quindi erano molto preoccupati, hanno lavorato tantissimo con le loro imprese per cercare di rifare i piani industriali. Devo dire che poi guardando il primo semestre con i dati, ma non solo, parlando con gli operatori, ci siamo resi conto che in realtà il mercato non si è fermato, hanno continuato a investire, hanno investito in modo diverso, ma hanno continuato a investire. Non hanno investito solo i fondi italiani, ma hanno continuato a investire i fondi internazionali, che sono molto attivi in Italia. Quindi continuano a credere nel nostro paese. D'altra parte, guardando anche un po' di valori, no, gli spread, eccetera, la gente ha continuato a credere nel nostro paese. Perché il mercato del private equity continua a credere, continua anche in questi giorni complicatissimi a investire. Poi vedremo anche le criticità, però direi che c'è preoccupazione, ma non ci si ferma. Perché noi di mestiere che cosa facciamo? Cerchiamo imprese che abbiano quattro caratteristiche. Il mercato è cambiato anche rispetto alle crisi che si sono succedute e che ci ha ben delineato nell'introduzione Gallo. Allora, noi innanzitutto cerchiamo imprese che abbiano voglia di crescere e voglia di aggregarsi, rispondendo anche al tema di Bentivogli. Quindi noi cerchiamo imprese che vogliano anche fare della donna, quindi imprese che vogliano comprare altre aziende, aggregarle per crescere insieme e avere una dimensione un po' più grande. Il tema della DON, cioè di dare i capitali a delle imprese già in portafoglio per comprarne delle altre, è stato il tema del primo semestre del 2020. Quindi i nostri soci hanno detto: abbiamo già in portafoglio imprenditori di valore, imprese di valore che vogliono crescere, aiutiamole a crescere in Italia e all'estero. Quindi a noi interessa molto anche questo tema dell'internazionalizzazione. Se noi guardiamo l'occupazione, i dati li abbiamo presentati al nostro convegno annuale, rappresenta Bentivogli, li abbiamo commentati insieme, le nostre imprese target nel giro di 5 anni, che è il periodo medio in cui un operatore di private equity sta dentro l'impresa, hanno complessivamente una crescita occupazionale dell'89%, quindi tanta roba. Perché? Perché oltre a voler crescere, le imprese che noi cerchiamo sono imprese che vogliono internazionalizzarsi. Allora, guardando al campione delle nostre imprese target, nell'80% dei casi sono già un po' internazionalizzate quando noi entriamo. Nel nostro percorso, nel 91% dei casi, si fanno politiche di ulteriore internazionalizzazione. Quindi vuol dire che a noi interessa molto parlare della crisi italiana, ma ci interessa tantissimo capire che cosa succede fuori dall'Italia, perché noi siamo un settore con delle imprese molto internazionalizzate, che quindi risentono di quello che succede. Tra l'altro, i paesi dove noi cresciamo all'estero, innanzitutto, sono i nostri grandi partner commerciali, quindi Francia e Germania. Quindi a noi interessa molto capire, per uscire da questa crisi, non solo quello che sta succedendo in Italia, ma quello che sta succedendo innanzitutto nei grandi partner commerciali europei. E poi c'è la linea dell'innovazione. Le nostre imprese, soprattutto quelle che operano nei settori più tradizionali, in primis il manifatturiero, hanno un tasso, un livello di innovazione fortissimo. Pensate che sia prima dell'investimento del private equity che dopo l'investimento del private equity, le nostre imprese nel 25% dei casi, vuol dire una su quattro, ben sopra la media italiana, sono serial brevettatori, depositano brevetti con una intensità superiore alla media italiana e depositano brevetti. Spesso queste aziende non hanno la genialata, il nuovo prodotto, eccetera. Depositano brevetti che riguardano magari singole componenti, quindi sono innovazioni spesso che riguardano la componentistica o i processi industriali, ed è la grande filiera di quelle imprese che se uno le guarda bene, le va a visitare, capisce benissimo perché
contro ogni statistica, perché sono piccole, perché c'hanno problemi, però vanno benissimo, perché sono molto innovative, hanno voglia di crescere, hanno voglia di internazionalizzarsi e hanno i loro ritmi, ma soprattutto hanno una componente che è la quarta, che per noi è fondamentale, hanno dentro delle capacità imprenditoriali straordinarie. I nostri imprenditori sono bravissimi, i nostri manager che diventano imprenditori con le operazioni di management buyout sono bravissimi. Noi innanzitutto cerchiamo di cogliere capacità imprenditoriali forti e dare soldi e aiuto a quegli imprenditori che vogliono fare un grande salto di qualità. Quindi per noi le opportunità continuano a esserci nel periodo di criticità che stiamo vivendo. È ovvio che noi abbiamo dei numeri, come tu dicevi Alessandro, molto piccoli, numeri che in qualche modo bisogna far crescere e numeri che bisogna valutare se il grande capitalismo di Stato aiuta a far crescere oppure no. E spenderò due secondi su questo tema. Ma non solo, noi abbiamo oggi si chiama ESG, un ESG innato. La nostra impresa italiana, a partire da Adriano Olivetti, è un'impresa, magari per alcuni versi no, ma sotto il profilo sociale molto sostenibile. Poi ci sono eccezioni, ma se noi pigliamo una macchina e andiamo a fare un giro per la splendida imprenditoria italiana che troviamo in ogni angolo delle nostre regioni, troviamo imprese che fanno la storia e la cultura del loro territorio e continuano a farla. Quindi noi oggi come fondi di private equity diamo delle linee guida, le cerchiamo, le promuoviamo ESG, anche perché sennò i nostri grandi investitori non ci danno i soldi per investire. Quindi siamo dei promotori di sostenibilità nelle nostre imprese e questo fa sì che le imprese dove diamo quattrini saranno le imprese del futuro, perché saranno più innovative, più internazionali, più sostenibili, con dei bravi imprenditori che continuiamo a aiutare. E questo lo facciamo, io lo dico sempre, non perché siamo dei buoni samaritani, ma perché abbiamo visto che fare queste cose ci fa guadagnare di più, va bene anche quello. Oggi quali sono i temi sul tavolo? Capire una realtà complessa. Capire e interagire con un rapporto pubblico-privato sul quale AIFI sta lavorando tanto da sempre, ma soprattutto adesso, dove è bene che ci sia il pubblico, anche perché ha tanti soldi, ma va messo in una convivenza col mercato tale per cui sia il mercato che poi esce vincitore da questo periodo. Noi dobbiamo, ok, grazie, far intervenire gli strumenti di CDP che sono preziosissimi, però dobbiamo creare un mercato di operatori privati, attrarre operatori privati con tanti strumenti, ne stiamo parlando in tutte le sedi, perché poi alla fine è quello che deve far sì che il nostro semestre, stupendo, non ce l'aspettavamo, con 2 miliardi di equity investiti, diventi 7 miliardi della Francia che nello stesso periodo sono stati investiti. Lasciatemi chiudere sul tema dello smart working. È ovvio che dobbiamo andare verso un sistema di modernizzazione del sistema di lavoro che è lo smart working. Lo smart working non è il remote working, ma per fare un discorso intelligente sullo smart working, quale è avviato in alcuni tavoli in questo momento, serve capire bene la differenza fra le imprese. I modelli non possono essere omogenei e serve capire, come diceva Adriano Olivetti, che il lavoro è anche un luogo di formazione e di affermazione e che l'impresa, cito sempre un imprenditore antesignano di buona governance e buon rapporto sociale, deve rispondere anche al bisogno di comunità. Io non credo che lavorando tutti a casa e creando delle splendide location sotto casa dove si fa tutto ci possa essere lo stesso sentimento che tu crei in un buon luogo di lavoro dove magari, e lo dico da donna, da madre, dove magari non ci vai tutte le mattine, per carità di Dio, e dove non ha senso che io mi spari 6 ore di treno per far mezz'ora di
incontro a Roma, però c'è qualcosa nel rapporto impresa-territorio, nel rapporto anche di crescita dei giovani. Io ho un figlio stagista chiuso in casa che non sta imparando quello che potrebbe imparare vedendo negli occhi il suo capo, che lavora nei servizi. Quindi stiamo attenti a dare una ricetta che viene strumentalizzata, ma lavoriamo a una ricetta concreta, utile per un nuovo sviluppo anche nel rapporto famiglia-società-lavoro. E su questo i fondi di private equity ci stanno pensando, ci stanno lavorando, stanno anche investendo in formazione e ti danno i soldi per poter trovare dei nuovi equilibri dove c'è una sfida intellettuale, secondo me, non banale. Grazie. Grazie Anna. Certo, questa parte finale vuol dire, è uno dei tre o quattro mega problemi che ci troveremo ad affrontare, il modo in cui lavorare, cosa fare dei centri città, cosa fare dell'interazione. Quindi sicuramente come economizzare, abbiamo visto però che da una parte ci sono delle economie che non pensavamo ovvie e che invece si sono rivelate ovvie. Questo è uno dei grandissimi temi per gli investimenti immobiliari, per tutto, quindi assolutamente è uno di quelle questioni che non ci abbandoneranno nel futuro prevedibile. Chiederei adesso a Stefano Micossi, prima di tutto, di riapparire. In questo momento è oscurato. E poi un po' di darci la visuale sia di studioso e sia anche la visuale di quella che è la, ahimè, fin troppo scarsa grande impresa italiana, non scarsa nel senso di performance, ma scarsa dal punto di vista delle dimensioni. Una slide di Riccardo Gallo ricorda come per l'innovazione, per quanto i nostri imprenditori piccoli siano di un'inventiva e di una tenacia terribile, partano con la valigia e vanno alla ricerca di mercati lontanissimi, ma questo deve essere fatto in un'ottica di crescita, nel senso che va bene essere piccoli, ma non perché piccolo è bello, ma perché se piccolo è bravo diventerai grande, ma il piccolo è bello forever, alla fine qualche problema lo può generare. Quindi grazie per essere intervenuto e ti do la parola. Adesso mi sentite? Bene, bene, sì. Sì. Ok, ci sono alcune cose che con gli anni continuano sempre di più a fissare le mie poche idee, in un certo senso ossessionarmi, e me le propongo in maniera non molto ordinata. Anzitutto, qual è il quadro economico che abbiamo davanti? Il quadro economico che abbiamo davanti è quello di una nuova frenata dell'economia, perché queste restrizioni aumenteranno, ci saranno mini lockdowns, forse lockdowns, perché abbiamo perso il controllo della pandemia, e quindi la ripresa e il rimbalzo forte del terzo trimestre difficilmente sarà seguito da un andamento ancora positivo nel quarto, comunque se va bene piatto. Il problema è che in questa economia la manifattura tiene essenzialmente perché è ripartita la Cina e noi seguiamo in Cina la manifattura tedesca.
o ci andiamo direttamente, ma la produttività peggiora perché gli investimenti privati sono molto bassi e non si investe perché la domanda è bassa. Alla fine ai problemi di domanda poi si aggiungono gli effetti di blocchi dell'offerta che però non investono a tutti i settori. Grosso modo la manifattura è rimasta aperta, ha continuato a lavorare anche nelle fasi più acute del lockdown di primavera e non mi aspetto che questo cambi molto. Il vero vincolo è che oggi i consumatori non spendono e quindi l'unica cosa che si può fare è vendere fuori. L'idea che le esportazioni, che sono vigorose e portate da un buon sistema di imprese, possano tenere su l'economia italiana, però non regge, perché stiamo parlando di un 15-16% del valore aggiunto e quelle buone sono anche di meno. Però c'è un problema più generale del quale non parliamo abbastanza. Il problema più generale è che l'economia italiana è l'unica fra i paesi avanzati che continua a segnalarsi per una stagnazione o un calo della dimensione media delle imprese, anche se noi ci raccontiamo che le vogliamo far crescere. Le grandi imprese, una dopo l'altra, stanno scivolando fuori, mantengono se necessario la manifattura per servire il mercato locale, ma le multinazionali, i loro centri le stanno spostando altrove. FCA è andata, Campari è andato, diciamo, quelle con una forte proiezione internazionale, anche non di dimensioni enormi, tendono a uscire. Abbiamo un mercato del lavoro gravemente disfunzionale, come si vede nel fatto che noi continuiamo a avere una quota di disoccupati, sottoccupati, abbastanza impressionante e non abbiamo fatto granché per risolvere questo problema. Non abbiamo nemmeno aggiustato le disfunzioni storiche della pubblica amministrazione, della giustizia. E abbiamo un sistema fiscale ormai disarticolato e alla fine l'oggetto del dibattito fra le forze politiche ogni anno nella legge di bilancio è il sistema fiscale, ma il sistema fiscale ormai è un sistema in cui la base ponibile è gravemente ridotta, molti redditi sono esenti o pagano una ritenuta da conto secco e poi non li vediamo più, una quota minima di contribuenti paga una quota massima dell'IRPEF, le imposte sulle imprese sono molto alte, sopravvive chi si sommerge, chi si abbassa e non si fa più vedere. Quindi è un sistema altamente disfunzionale, con dei nodi che conosciamo benissimo, è un sistema che ha mancato la rivoluzione digitale, ovviamente, diciamo, non c'è bisogno di parlarne, e l'ha mancata perché questa dimensione di impresa è incompatibile con le competenze che servono per la rivoluzione digitale. E l'approccio che noi prendiamo davanti a un sistema come questo è tipicamente di inventarsi degli incentivi targeted per far fare alle imprese quello che non fanno nell'ambiente naturale nel quale operano, regalandogli un po' di soldini sostanzialmente per compensare alcuni disincentivi visibili. Ma questo è un sistema in cui evidentemente l'incentivo generale a investire se n'è andato da molto tempo, basta guardare gli investimenti esteri, basta guardare gli investimenti privati. C'è anche spesso l'idea che torna di spingere l'industria con la finanza. I peer, che sono alla fine diventati un cadeau per i fondi, e in cui ai risparmiatori non è arrivato nulla, si sono poi bloccati perché, come sempre si fa in questi casi, qualcuno ha cercato di sovraccaricare lo strumento con
diciamo, indirizzando impropriamente una parte delle risorse, così il sistema si è, perché naturalmente cercavano di prendere l'incentivo, che era fortissimo, e che hanno preso i fondi, poi il sistema si è paralizzato. Il punto essenziale è che se non c'è incentivo a investire, non c'è domanda di finanza, e quindi spingere con la finanza per crescere, per consolidarsi, semplicemente non funziona. Un sistema con gli incentivi così distorti, semplicemente, se tu gli regali dei soldi, se li prende, di solito vanno nel posto sbagliato. Gli incentivi ad assumere nel mezzogiorno è uno scherzo, diciamo, soldi buttati nel gabinetto. Se qualcuno li prende, li prende e li tiene solo per il tempo che dura l'incentivo. Credo che non si sia creato un posto di lavoro con gli incentivi all'assunzione nel mezzogiorno. Adesso abbiamo addirittura l'esenzione dai contributi sociali in larga parte del mezzogiorno, se ce lo passano. Ma questo qui finanzia l'inefficienza, non crea nessuna efficienza. Quindi noi abbiamo un sistema disfunzionale nel quale noi cerchiamo di intervenire dando sussidi mirati, che sono quelli che la nostra modesta classe di governo capisce, sussidi mirati per aggirare degli evidenti svantaggi, ma diciamo che poiché non modificano l'ambiente, non producono crescita costante. Questo è il così, è ovviamente il problema delle riforme che non facciamo. Adesso arriva tutta questa massa di denaro del Recovery Fund. Ma è ovvio che questa è una difficoltà grandissima, perché sta facendo perdere il senso che ci sia un vincolo di risorse scarse. Io continuo a dire che oggi gli economisti non servono più, perché la nostra disciplina studia i criteri di impiego di risorse scarse in presenza di un vincolo di bilancio. Essendo stato soppresso il vincolo di bilancio, perlomeno virtualmente, nella promessa di 200 miliardi da spendere a questo sistema starcione, gli economisti non servono, e l'idea di convincere qualcuno, sarà molto ardua, di convincere qualcuno a usare bene questi fondi sarà molto difficile da far passare, perché diciamo la fame è grande, una distribuzione di denaro senza precedente. Alla fine la Commissione probabilmente cercherà di mantenere un po' di pressione, ma ci accomoderà come ha sempre fatto, e noi li sprecheremo. In questo momento non c'è nessuna strategia. Allora, noi dovremmo avere in mente un paio di cose. La prima è come si fa a spendere in fretta. E c'è una gerarchia di interventi che ci propone il Fiscal Monitor del Fondo Monetario, che dice: spendi subito nella manutenzione, subito dopo sblocca i progetti bloccati, subito dopo fai una nuova pipeline di progetti, di quelli che hai nel cassetto da anni, e vedi se puoi dargli un senso di coordinamento, e infine ricomincia a guardare il futuro, le reti, il digitale o quell'altro. Questa è la prima proposizione che ci viene da dall'estero, dalle istituzioni internazionali. La seconda è: guardate che l'impatto sull'occupazione è forte quando si fanno infrastrutture, anche a rete, anche in materiali, ma soprattutto materiali. L'impatto sull'occupazione e la produttività è zero quando si danno soldi alle imprese. C'è un'evidenza anche nuova fatta, uscita sulla Voce. L'istinto del nostro sistema politico è di distribuire soldi, perché così, cioè di fare la roba che non crea posti di lavoro. Quando distribuisci soldi a pioggia, mascherandoli da interventi, diciamo, per la crescita, l'impatto sull'economia è molto piccolo. La storia ci dice che questi soldi sono sostitutivi dell'investimento che si farebbe comunque, che non fanno, diciamo, attecchire nuove piante sul terreno. Ormai abbiamo tonnellate di studi. Ma l'istinto sa di dare denaro alle persone
e denaro alle imprese nella forma di incentivi automatici per fare delle robe che in questo ambiente, quando va bene, sono non addizionali, quando va male sono finte. Allora, il punto cruciale del Recovery Fund è di stabilire una connessione tra la spesa dei fondi e l'adattamento dell'ambiente economico. Questa è la nostra grande sfida e la nostra grande difficoltà. Noi questa partita dobbiamo giocarla mettendo al centro il mercato del lavoro disfunzionale. Non lo dice nessuno, ma il nostro paese ha il più ampio scarto fra salari e produttività localmente di qualunque paese avanzato. In quella situazione le imprese stanno aperte solo se gli dai un sussidio, se no semplicemente chiudono. I tavoli di crisi del Ministero, l'amministrazione straordinaria, i programmi territoriali sono tutte balle, perché continuano a cercare di tenere in piedi un sistema in cui la produttività non copre il costo del lavoro. Dobbiamo occuparci del fisco, riallargando la base imponibile e sbaraccando quel sistema incredibile di tax expenditure. Ma ogni governo aumenta di una cinquantina le tax expenditure, creando nuove esenzioni, rendendo la base imponibile sempre più stretta e facendo regali diffusi. Oggi non c'è nessuno che abbia seriamente voglia di affrontare questa giungla. L'idea che hanno in mente, la chiamano riforma fiscale, non è nemmeno quella semplice che ci propongono le istituzioni internazionali da anni, di tassare i consumi e la proprietà e di alleggerire il lavoro impresa. È semplicemente di regalare qualcosa alle fasce intermedie sovrattassate delle classi medie e di dare degli sgravi alle piccole e piccolissime imprese, che sono un incentivo a rimanere piccole e piccolissime, anzi per diventare ancora più piccoli. E invece dovremmo discutere come allargare la base imponibile, spostare i carichi verso la proprietà e i consumi e riallargare la base imponibile delle imposte sui redditi, che è diventata troppo stretta. E infine, pubblica amministrazione e giustizia, semplicemente nessuno ha avuto il coraggio di affrontare il problema centrale, che è quello della gestione. Infatti tutte le riforme finte che facciamo, l'unica che non si fa mai è quella della dirigenza. Più o meno capiamo cosa vorremmo fare, più o meno capiamo che ci sono tribunali che funzionano, tribunali che non funzionano, c'è un problema di risorse negli uffici dei giudici, oggi potremmo risolverlo, ma la chiave del problema è che le amministrazioni sono dei silos separati che lavorano per un referente politico, dove in realtà il funzionario è il detentore di un potere di veto, è un gatekeeper che impedisce a chiunque di entrare. E quel sistema noi non abbiamo neanche provato a sfiorarlo. Quindi noi abbiamo un sacco di soldi, cercheremo di usarli per l'obiettivo sbagliato e non affronteremo i nodi che impediscono di sbloccare l'investimento privato, ma dobbiamo sapere che se non affrontiamo in modo olistico, wholesome, il problema dell'ambiente economico, se non affrontiamo in modo olistico la questione degli inutili impicci, ma molto più grave quella degli impicci invece che sono utili ma a interesse costituiti, non ne verremo a capo. I fondi strutturali sono stati usati dalle regioni per consolidare gli interessi esistenti e quindi impediscono, per esempio, investimenti seri nel turismo. Sono stati la causa principale della distorsione del Mezzogiorno. Adesso nel Mezzogiorno tutti gridano che vorrebbero, come dire, riportare la proporzione degli investimenti pubblici riservati al Mezzogiorno dal 35 al 38%, e così ci sarebbe una svolta. Ma non scherziamo. Il Mezzogiorno ha tassi di investimento largamente superiori al centro-nord da 40 anni e non è successo nulla. E le poche stime disponibili della produttività di quel capitale dicono che è zero. Non è piccola, è zero o negativa. Lo so che non ho detto nulla di incoraggiante. Continuiamo a
picchiare col mortaio nel pestello pieno d'acqua, ma diciamo quei soldi, se non affrontiamo i nodi economici strutturali che bloccano questo paese, c'è un grandissimo rischio che li butteremo via per mantenere questo baraccone, baraccone in senso economico, che non funziona e non può funzionare. Grazie. Grazie Stefano. Sì, sì, non solo gli investimenti salvano negli ultimi anni nel Mezzogiorno sono sempre stati molto superiori in percentuale del PIL del centro-nord, ma tutt'oggi quelli della pubblica amministrazione sono molto superiori rispetto al PIL del nord. C'è anche uno studio recente dell'Osservatorio dei Conti Pubblici che lo mette tutto in fila. Per la riforma della giustizia abbiamo provato con Cottarelli, l'ex presidente del Tribunale di Torino, Barbuto, a fare una proposta molto articolata. E naturalmente ci siamo beccati gli insulti dagli avvocati che dicevano che gli volevamo diminuire il numero delle cause, ma questo è normale. È un peccato, caro Stefano, non abbiamo fermato il declino quando avremmo potuto. Riccardo ride e adesso andiamo avanti così. Ugo Loser, allora, tu sei anche mezzo padrone di casa oggi, grazie appunto al fatto che con Arca abbiamo collaborato insieme per organizzare questo evento pieno di spunti. Finora, diciamo, quelli ottimistici sono in minoranza, però non sono inesistenti, diciamo, sono in minoranza ma non inesistenti. Noi abbiamo fatto una bella lunga chiacchierata proprio qualche giorno fa e, come ti ho detto, ti vedevo inaspettatamente, eccentricamente ottimista, quindi ti lascio volentieri la parola. Grazie Alessandro e grazie a tutti, ed è come al solito un privilegio poter organizzare questi momenti di riflessione che ritengo molto importanti, specialmente in questo periodo. Sono eccentricamente ottimista, forse. Credo che noi dobbiamo in qualche modo ragionare in un contesto più ampio e capire quali sono le implicazioni per la nostra economia di quello che sta succedendo in seguito alla pandemia e vista la nostra struttura industriale. Intanto una cosa che viene poco sottolineata, ma che ritengo molto importante, è che il peso relativo, diciamo, delle economie occidentali, ma dell'Italia in particolare a livello di economia mondiale, si è negli ultimi anni ridotto in maniera estremamente drastica. Ovvero, noi abbiamo oggi un paese come l'Italia che per 20 anni, 25 anni non è cresciuto, mentre il mondo cresceva a tassi tra il 3 e il 4%. Ora, se prendiamo un tasso di crescita tra il 3 e il 4% del PIL mondiale, noi possiamo in qualche modo constatare che questo corrisponde a due economie della dimensione dell'Italia che si aggiungono al PIL mondiale. E se noi non cresciamo, chiaramente siamo relegati ai margini. Quindi il perseguire la crescita è fondamentale per mantenere un certo ruolo a livello globale, da un lato. Dall'altro è chiaro che se noi siamo una piccola parte di qualcosa molto più grande, difficilmente potremo influenzare, avere delle politiche autonome rispetto a quello che sta succedendo in giro per il mondo, che in qualche modo subiamo. E se queste cose sono mediamente positive per il mondo, noi le subiamo in maniera positiva, e le eccellenze che noi abbiamo ricordato e che sono state anche ricordate in questo convegno, in cui il triangolo, no, dipende, ognuno prende i suoi vertici, qui abbiamo detto Varese, Treviso, no, Modena o Bologna o quello che è,
In realtà ha aumentato di molto il PIL, il reddito pro capite, e queste performance sono dovute al fatto che abbiamo agganciato dei trend che ci hanno favorito in maniera importante. E quindi la prima considerazione è che le politiche che noi portiamo avanti devono più che mai essere inserite in un contesto globale, e qualsiasi chiusura non può che danneggiarci. Per quanto riguarda poi specificamente il tema dei mercati finanziari che sono diciamo portato a commentare, io credo che questo mondo della pandemia ha cambiato, è stato un catalizzatore di cambiamento di un paradigma molto importante, ovvero noi abbiamo da un lato la dimostrazione che gli italiani sono bravi come tutti gli altri e in molti casi più bravi, e quindi una volta che vengono lasciati al loro destino con diciamo la possibilità di competere ad armi pari, non sono secondi a nessuno e quindi possono costituire un traino dell'economia, e gli effetti distorsivi di incentivi più o meno clientelari che sono stati orora ricordati sono solo un ostacolo alla crescita. E dall'altro lato è chiaro che noi oggi abbiamo l'opportunità unica, perché di questo si parla da tanto tempo, ma oggi l'opportunità è vera, di mobilizzare le enormi risorse finanziarie di cui il Paese dispone. Perché se andiamo a prendere i numeri veri, parliamo di una ricchezza finanziaria privata tra 4 e 5 trilioni, ognuno può prendere il suo numero, però è un numero colossale per l'Italia. Banalmente, se noi riuscissimo a aumentare il rendimento dell'1% su 4 trilioni di risparmio finanziario privato, lasciando stare il mondo immobiliare, avremmo un PIL che aumenta di 40 miliardi in maniera strutturale. Quindi dei numeri veramente importanti. È chiaro che questo non è stato fatto nel passato o non è stato perseguito dalle politiche, perché l'assetto istituzionale del risparmio privato, che è stato dato al risparmio privato, è stato un assetto istituzionale esclusivamente finalizzato al finanziamento del debito pubblico. Avessimo avuto un altro assetto, non saremmo riusciti a finanziare il nostro debito pubblico, o messo in un altro modo, non si sarebbe potuto creare il debito pubblico se non puoi finanziarlo, e quindi un altro assetto avrebbe legato le mani alla politica che di debito pubblico ha vissuto negli ultimi 30-40 anni. Oggi il mondo è cambiato grazie alla pandemia, in quanto dal mondo di tutti i patti di stabilità eccetera, in cui si discuteva di decimali di PIL, di deficit, no? Di deficit PIL e di ratio che costringevano le attività, di fatto abbiamo avuto due elementi distintivi e di rottura rispetto al passato con la pandemia. Da un lato la possibilità di fare dei deficit pubblici molto importanti per rispondere al calo della domanda e chiaramente per cercare di mitigare le conseguenze sociali, no, dei costi della pandemia, e del primo. E quindi non si sta lì più a decidere, no, 0,3, 0,4 o 0,2, ma si parla di deficit che vanno nell'ordine della doppia cifra, in cui le percentuali, no, i basis point diventano irrilevanti, che è la prima cosa, e quindi la possibilità di muoversi. La seconda cosa, un principio di, diciamo, mutualizzazione del debito anche a fronte di un quantitative easing, o comunque di un aumento dei balance sheet delle banche centrali, che sono aumentati in maniera esponenziale. Questo fa sì che per la prima volta, da un lato, il finanziamento del debito pubblico
non è più un problema, o non è più un problema del risparmio privato, e dall'altro non è più nemmeno un vincolo per la politica, in quanto la politica ha a disposizione, nel bene o nel male, comunque tutte le risorse che può desiderare per portare avanti i discorsi di affermarsi e di muoversi secondo delle logiche appunto di politica economica, che in questa fase oggi non risentono effettivamente di un vincolo di risorse grazie alla creazione di liquidità che c'è stata. Qui si sta assistendo non tanto a un problema di vincolo di risorse, ma a un problema di allocazione inefficiente di risorse, che sta comprimendo, rischia di comprimere in maniera significativa, strutturale, difficilmente reversibile, il livello di produttività delle economie, condannandole a un declino. Ma oggi questo problema non c'è e non viene percepito. Questo cosa fa sì? Fa sì che si possano liberare ingenti risorse di risparmio privato che devono in qualche modo compensare l'inefficiente allocazione pubblica, e credo che in questo qualche riflessione si debba e si possa fare. Ovvero oggi noi abbiamo un sistema bancario che soffre dei problemi della pandemia, abbiamo visto la performance delle banche oggi pomeriggio in borsa, che sono crollate, no? Proprio perché un futuro lockdown nei prossimi giorni potrebbe causare un aumento delle sofferenze. Questo sistema bancario è totalmente inadeguato per fornire le risorse finanziarie all'economia, e quindi qualsiasi velleità di crescita, di eccellenza, di agganciare i trend globali con un sistema bancario con le mani legate dalla mancanza di capitale, dall'aumento delle sofferenze, sarà un sistema bancario che rende velleitaria qualsiasi ambizione. Per contro, la canalizzazione diretta del risparmio su investimenti di lungo periodo rischiosi e illiquidi è ad oggi impossibile con questo sistema, che passa tramite la raccolta retail dei canali promotori e bancari, e che per sua natura chiaramente ha esigenze di investimenti liquidi, super liquidi, di breve periodo e con un'elevata avversione al rischio. E quindi oggi noi riteniamo che ci sia un'opportunità straordinaria per mettere mano proprio all'assetto istituzionale del risparmio, e l'assetto istituzionale del risparmio nella maggior parte dei paesi passa tramite la creazione dei veri investitori istituzionali, che sono essenzialmente il mondo della previdenza integrativa, il secondo e il terzo pilastro, quindi veicoli di previdenza privati finanziati o obbligatoriamente o volontariamente dalle imprese. Se noi andiamo a vedere gli operatori, diciamo, di questo mondo, il mondo private equity, il mondo hedge fund, il mondo alternativo, eccetera, o tutti i canali che forniscono mezzi finanziari diretti alle aziende, alle imprese, si assumono i rischi e le fanno crescere lungo tutta quella filiera, sono tutti operatori che prendono i loro capitali da tre fonti: dal mondo della previdenza, dal mondo dei grossi patrimoni e dei family office, e del mondo dai sovereign wealth fund, che investono secondo queste logiche. Noi oggi abbiamo la possibilità di creare questi soggetti senza minare la possibilità di finanziare il debito pubblico e senza legare obbligatoriamente le mani alla politica, che vedendosi la possibilità di che le loro mani vengano legate sarebbe chiaramente contraria all'implementazione di questo tipo di riforme. Io credo personalmente che questa sia un'opportunità straordinaria, un allineamento di pianeti che avviene estremamente di rado, e questo mi fa in qualche modo essere estremamente più positivo rispetto alle prospettive che noi abbiamo. Cito solo un dato per far vedere questa differenza, che sono
le performance dei fondi azionari sull'Italia legati al FTSE MIB, che sono nell'ultimo anno negativi tra il 15 e il 20% mediamente, mentre ci sono i fondi che investono nello Star, AIM, in queste aziende che sono legate all'economia dell'eccellenza, che sono con performance tutte positive tra il 5 e il 10%, quindi tra il mondo dell'eccellenza e il mondo, chiamiamolo mainstream, ci sono circa 25 punti di differenza di performance, che sono un'enormità, specialmente in un mondo di tassi a zero. Quindi questo sta vedendo il mercato ci sta credendo, abbiamo una quantità di capitali che devono essere canalizzati. Un punto molto importante è la necessità che questi capitali vengano canalizzati nella creazione di lavoro, di ricchezza e di posizionamento, in quanto se questo non avviene, i capitali vengono semplicemente canalizzati su asset finanziari, creano una bolla finanziaria, questa bolla finanziaria crea un'enorme disuguaglianza dei taxi, no? Che fanno fatica a comprarsi da mangiare, perché quello è un mondo che non regge, no? Non regge socialmente, non regge culturalmente, non regge economicamente. E quindi è chiaro che oggi il mantenere il mondo in piedi solo con la finanza non è una proposizione destinata a durare, ma dobbiamo assolutamente riuscire a canalizzare questa finanza e queste risorse importanti che sono create in progetti che leveraggiando, diciamo, l'eccellenza, i progetti che creino un volano di crescita, ricchezza ed equità a livello sociale. Grazie, grazie Ugo. In effetti il dato che hai citato è impressionante, perché non è una questione uno è meno 5, l'altro è più 5, ma un meno 15-20 con un altro segmento più 5-10, beh, intanto dimostra che il mercato è in grado anche di distinguere e non prende proprio un tanto al chilo, però è comunque un dato impressionante, perché parliamo di un anno, non parliamo della performance a 5 anni, quindi mi ha molto molto colpito. Adesso darei la parola al professor Secchi, che non solo ci può dire il suo pensiero, ma anche come dire, il beneficio di poter fare una visione anche di sintesi di quel che è stato detto finora, non nel senso che deve fare la sintesi di quello che è stato detto, ma sicuramente può in qualche modo completare quanto è stato in qualche modo proposto a chi ci ascolta, arricchendolo con la sua esperienza specifica, i suoi studi specifici, ma anche quanto ha fatto sia per cercare di dotare di infrastrutture che non sempre sono la panacea di tutti i mali il nostro paese, e vedendo operare realtà che sono, penso adesso a una in particolare nella quale abbiamo avuto occasione anche di cooperare, che avendo avuto un'intuizione da parte di un ottimo imprenditore ha cambiato almeno in parte il panorama della telefonia in Italia. Quindi anche in Italia c'è stato un periodo non troppo lontano in cui si riusciva a fare qualcosa. Le lascio la parola e la ringrazio ancora. Sì, grazie mille, avvocato. Naturalmente chi interviene per ultimo può avere
diciamo così, il privilegio di tentare, non dico di fare una sintesi come lei ben ha specificato, ma di commentare alcuni dei punti emersi. D'altro canto, rispetto a quello che si proponeva di dire all'inizio, deve un po' rivedere la propria organizzazione mentale alla luce dei molti spunti assai interessanti emersi e delle molte cose che richiederebbero ben più tempo ascoltate dai precedenti relatori. Ascoltando con attenzione l'ottima esposizione del professor Gallo, che in larga misura mi sento di condividere come sforzo, tentativo estremamente lodevole di guardare avanti per uscire un po' dal pantano che da molti è stato descritto, la sottolineatura che mi è venuta in mente è quella di dire: ma abbiamo un'occasione storica che è quella della predisposizione del piano di riforme legato all'utilizzo del Recovery and Resilience Fund, però si parla molto poco di questo. Si parla dei famosi 205 miliardi e poi commenterò anche questa cifra, ma il fatto che abbiamo l'occasione per un vero tentativo di rivoltare completamente e rilanciare effettivamente il nostro sistema economico, il nostro sistema industriale, emerge solo in parte dal dibattito e dai commenti, che invece si soffermano molto di più. Quanti soldi, che fortuna, spendiamoli in fretta, speriamo che arrivino subito, eccetera, eccetera. Dimenticando che uno dei requisiti per l'accesso a questi quattrini è quello di presentare appunto il piano nazionale di riforme, presentarlo in forma definitiva entro aprile, e questo piano deve essere coerente con il cosiddetto semestre europeo, che è il tradizionale piano annuale di riforme che tutti gli Stati membri presentano e che molti poi disattendono, e in primis ovviamente il nostro è campione in materia. E quindi non mi è parso di cogliere appunto un dibattito in questa direzione, piuttosto, diciamo così, la meraviglia, la soddisfazione, l'appetito per il quanto. Stefano Micossi ha usato il termine che sintetizza bene questo sentiment: abbiamo un sacco di soldi. Però la domanda che voglio mettere sul tavolo è: ma siamo così convinti di avere un sacco di soldi? Perché questi soldi non sono soldi come le helicopter money che piovono dal cielo, secondo certe metafore degli economisti, ma sono soldi che devono essere, per la loro erogazione, approvati una volta presentato il famoso piano cui mi riferivo prima. E sono soldi che verranno attentamente, diciamo così, monitorati nel loro utilizzo non dalla Commissione europea, bensì dal Consiglio europeo, e uno dei temi di discussione in questo momento, quando non si è ancora riusciti a chiudere l'intero pacchetto, è proprio se il Parlamento potrà avere un ruolo in quello che il Consiglio si è avvocato come giudice insindacabile del buon utilizzo dei quattrini del Recovery Fund, oppure no. Vedremo come andrà a finire, però soffermiamoci un attimo anche su da dove vengono questi soldi, perché ovviamente non sono soldi che piovono dal cielo, come nella metafora di prima. Abbiamo una componente grant e una componente loan, come tutti sanno. La componente loan, la componente prestiti, dovrà essere restituita, quindi chiaramente c'è un vantaggio molto probabilmente in termini di spread, dato che si tratta di prestiti garantiti dall'insieme degli Stati membri, però non è un caso che alcuni paesi hanno già deciso di non utilizzare questa componente pur avendone titolo, e cito, come tutti avranno letto sui giornali, come esempio la Spagna e il Portogallo. Portogallo che avrebbe enorme bisogno di risorse, ma probabilmente vede in ciò un qualcosa che
o lo condiziona, o gli lega le mani, non lo lascia completamente libero, o altre motivazioni del genere. C'è poi la componente grant, che sono grant non tipo il regalo dello zio d'America, ma sono grants che andranno restituiti in futuro attraverso il meccanismo del bilancio settennale. Quindi il vantaggio che ha un paese come l'Italia nell'accedere a questi sussidi, a questi grants, sta nella differenza tra la sua quota sull'ammontare, che è cospicua, è il primo beneficiario, e la sua quota di contributore netto nel finanziare il prossimo bilancio comunitario, non quello del 2021-2027, ma quello successivo. E il fatto che i grants dovranno essere poi saldati dagli Stati membri spiega perché alcuni di questi sono particolarmente attenti, severi, cambiano un po' le carte in tavola, come leggiamo sui giornali, nel porre condizioni relative al buon utilizzo, dal loro punto di vista, che si andrà a fare di questi soldi. Quindi la mia convinzione è che se in effetti saremo in grado di proporre un vero piano di riforma del sistema economico e del sistema produttivo del paese che sia convincente e che quindi sia un buon utilizzo di quattrini che sono anche degli altri, allora sarà possibile portare a casa il risultato. In caso contrario, seguendo alcune delle proposte, non tutte per fortuna, che si leggono in questi giorni, sarà secondo me molto molto più difficile. Detto questo, mi soffermo su un altro aspetto legato al momento attuale e non solo al Recovery Fund, che è stato particolarmente sottolineato dal dottor Loser, cioè il fatto che i 3-4 trillion di ricchezza finanziaria privata possono essere in qualche modo emancipati dal loro essere ritenuti al servizio del debito pubblico italiano e canalizzati verso investimenti più produttivi sicuramente di altro tipo, eccetera. Però non illudiamoci che le regole fiscali comuni siano state abbandonate per sempre. Tanto è vero che uno dei temi tuttora aperti, i giornali si soffermano molto sulla rule of law, l'Ungheria, la Polonia e questo dibattito difficile da comporre, ma uno dei temi aperti che ogni tanto riemerge e poi viene messo un po' da parte è proprio quello di come collegare l'utilizzo del Recovery Fund al tema storico del superamento degli squilibri macroeconomici, della sorveglianza fiscale, eccetera, eccetera, cioè come preparare prima o poi il ritorno del patto di crescita e di stabilità. Quindi non illudiamoci di avere, primo, diciamo così, carta bianca nel decidere come utilizzare i quattrini di cui stiamo parlando. Secondo, di avere un orizzonte temporale indefinito. Dobbiamo essere convincenti e nel perseguire approcci tipo quello di cui ho parlato il dottor Loser, che mi trova molto, molto d'accordo peraltro, dobbiamo cercare di fare in fretta, perché non è detto che questa situazione rimanga così com'è per molto tempo a venire, a meno che il disastro del momento continui, cosa che nessuno si augura, per un tempo troppo lungo. Detto questo, qualche cenno ulteriore, poi non voglio prendere altro tempo perché i famosi 10 minuti stanno già rapidamente trascorrendo. Ho già detto che mi trovo molto d'accordo sull'analisi e sulla prognosi presentata dal professor Gallo. In effetti noi dobbiamo guardare a questa trasformazione radicale verso il futuro del nostro sistema industriale produttivo. Un sistema che è molto inserito nel mercato internazionale, è stato già pure molto ricordato, però da questo punto di vista credo che ci voglia notevole attenzione nel guardare alle tendenze in atto a una sorta di deglobalizzazione parziale, per fortuna,
che è indotta da motivi legati alla confrontazione politica, naturalmente, ma che anche la pandemia ha fatto emergere. Sono emersi dei neologismi tipo reshoring, riportare le industrie a casa o comunque più vicine, cioè le global value chains, accorciarle un po', insomma, rimarranno, ma probabilmente diverse da come le abbiamo conosciute negli ultimi anni, certamente con contenuti sempre più accentuati di efficienza, di specializzazione, di digitalizzazione, su cui è inutile che mi soffermi. Il continente europeo acquisterà maggiore importanza da questo punto di vista nel reshoring. E quindi il tema delle infrastrutture che ha evocato l'avvocato De Nicola, di cui mi occupo da tempo, soprattutto materiali, ma che sono sempre più molto legati a quelli immateriali, all'innovazione e alla digitalizzazione, diventa un tema cruciale. Un tempo noi pensavamo che l'edilizia fosse il motore della ripresa per tutti i motivi che è inutile che si ricordare a voi che li conoscete molto bene. Oggi dobbiamo soffermarci sul fatto che rimettere mano alle infrastrutture, seguendo anche l'ordine di priorità enunciato da Stefano Micossi, partendo dalla manutenzione di cui c'è un enorme bisogno, è una scommessa importante non solo per gli effetti di breve periodo sull'occupazione e sul reddito, ma anche per gli effetti in termini di efficienza sul sistema produttivo e sul suo inserimento nel contesto internazionale. Ultima battuta rapidissima, non è emersa la preoccupazione legata alle crescenti tentazioni di ritorno allo statalismo in questo paese, di cui parlano ogni tanto anche i giornali. Secondo me una delle piste su cui riflettere riguarda meccanismi di attuazione degli investimenti che vedano lo Stato non come investitore in prima persona, perché pensa di usare i fondi del Recovery Fund a propria discrezione, bensì con un approccio più simile a quello del piano Juncker, che adesso si chiamerà InvestEU, dove il denaro pubblico serve come garanzia da moltiplicatore per attivare gli investimenti privati. E forse una riflessione di questo tipo, se avremo a disposizione in effetti risorse importanti per andare nella direzione su cui mi sono soffermato e che non sto a ripetere, potrebbe introdurre un'ulteriore innovazione importantissima per il futuro del nostro paese e dei suoi equilibri non solo economici, e anche andare nella direzione auspicata dall'intervento del dottor Loser. Molte grazie. Grazie, grazie professore. Una chiosa finale quale quella che mi aspettavo. Io, prima di ridare la parola a Riccardo Gallo, so che Marco Bentivogli deve lasciarci un po' in anticipo, quindi favorito dal suo cognome, ha parlato per primo e ha potuto sentire molti dei commenti successivi, e quindi prima che ci lasci gli volevo chiedere una battuta e uno spunto da lasciare a Riccardo Gallo nelle sue conclusioni. Stavo parlando da solo. Sono molto d'accordo con quello che diceva Carlo Secchi adesso, e nessuno ne parla, ma in realtà la capacità di fare da abilitatore, moltiplicatore del piano Juncker è stata assolutamente notevole rispetto a quanto è stato messo e ciò che è stata la risultante finale. Ne hanno parlato in pochissimi, invece è stato uno strumento molto serio. Secondo aspetto, che invece fa parte delle cose di cui mi occupo anche direttamente, e a prescindere da tutto, le questioni di produttività del nostro paese, ne parlava anche Anna Gervasoni, ne hanno parlato un po' tutti, c'è la necessità di far crescere le imprese da un lato, crescere dal punto di vista
industriale, aggregarle, e dall'altro c'è da agganciare le imprese che reggeranno, perché molte non reggeranno questa fase, ma le imprese ancora vive, non zombie, che reggeranno questa fase, vanno agganciate all'innovazione tecnologica. Da una parte sicuramente c'è necessità di far crescere appunto i venture capital e quel tipo di intervento che in Italia ha ancora tanto spazio rispetto ad altre esperienze, ma contemporaneamente è fondamentale, noi stiamo lavorando per costruire, visto un po' di sordità governativa su questo tema, la nostra Fraunhofer italiana, e cioè un'infrastruttura che in tutta Italia arrivi a costruire innovazione, ma a differentemente dai competence center a sedimentarla dentro i centri di innovazione nel territorio, di modo che si può abbassare la soglia dell'innovazione a cui accedere e consentire alle PMI di poter accedere. E siamo riusciti, costruendo questa iniziativa che adesso si chiama Innovation, a mettere insieme il famoso Cetriel di Milano, il Bruno Kessler di Trento, l'Inx di Torino e il Dipartimento d'Eti della Federico II di Napoli, che sta facendo cose eccezionali. Bisogna allargare assolutamente questa rete, ma la cosa assurda, e chiudo proprio, è che in Germania, che hanno una taglia dimensionale più grande e una tradizione rispetto all'innovazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica di maggiore collegamento anche col sistema formativo duale, e queste cose ci sono da anni. In Italia ogni centro di innovazione va da solo, in Italia va da solo in Europa, e troviamo che i grandi piani Horizon eccetera sono vinti molto spesso dai tedeschi e non dai nostri centri di innovazione, per cui su questo c'è molto da fare, ma stiamo finalmente mettendo pietra su pietra, nodo con nodo, questa rete che sarà assolutamente decisiva. Grazie a tutti e mi scuso, ma devo passare a un'altra cosa. Grazie. Grazie, grazie Marco del tuo contributo, come dire, non mi aspettavo niente di meno, e credo che ci rivedremo presto in un altro dei nostri incontri. Grazie e buon lavoro. A te. Bene, allora adesso credo che anche Stefano Micossi ci debba lasciare, in effetti abbiamo sfondato le 2 ore previste che avevo dato a tutti quanti. Stefano, prima di lasciarci, vuoi fare una battuta conclusiva per gli ottimisti? No, è troppo pessimista per farlo. Sono di buon umore, ma non sono ottimista. Ok, comunque ti comunico che Franco De Benedetti mi ha appena detto che è pessimista come te, ho ricevuto un messaggio. Va bene, grazie. Allora riderei la parola a Riccardo Gallo per la sua proposta di sintesi, che poi appunto daremo a ognuno la possibilità di fare una battuta sulla stessa. Io ho già visto le slide, so che in questo caso sono... Eccomi! Sintetiche. Vado veloce, sì. Dunque, allora, questo c'entra poco, ma c'entra molto, è l'andamento del posizionamento della competitività dell'Italia nel mondo. Siamo al 44esimo posto su 63 paesi. Si vede che nel corso degli ultimi 20 anni, più o meno, quando la competitività calava, il governo cadeva, nasceva il governo successivo, saliva la competitività, poi le promesse del programma di governo venivano deluse e siamo andati avanti così, e stiamo al 44esimo posto, cioè non riusciamo. I governi non ce la fanno, in poche parole. Competitività digitale, noi siamo indietro anche in questo, molto indietro, perfino Cipro va meglio di noi in alcuni campi, ma quello che voglio dire è un'altra cosa più importante. Abbiamo un paese che da
circa 150 anni vive impostato per settori. I sindacati sono sempre stati i chimici, i tessili, i meccanici, eccetera, eccetera. La Confindustria uguale, Federmeccanica, Federchimica, Federalimentare, ma anche l'università, anche ingegneria, ingegneria meccanica, chimica, civile, elettrotecnica, eccetera, eccetera, sempre stati per settori. Adesso le filiere tecnologiche, le filiere prioritarie, chiamiamole come vogliamo, le filiere dell'innovazione fertilizzano perpendicolarmente i settori, li impastano, li trasformano, cross fertilizzano e li impastano e non ci sono più i settori. Infatti i sindacati un po' hanno cambiato, Confindustria ha cambiato nel senso che ha messo Confindustria digitale, cioè ha aggiunto un'altra federazione, per così dire, e io mi aspetto che il nuovo presidente cambi profondamente le cose. Qual è la proposta? Veniamo alla proposta, vado veloce, in pochissimi minuti. Allora, la proposta, anzi, torno un attimo indietro, devo dire una cosa importante, e cioè tutti pensiamo che il digitale finalmente è l'insulina che porta lo zucchero al sistema nervoso centrale e quindi finalmente non c'è più bisogno dei centri di innovazione, di trasferimento tecnologico, lenti, burocratizzati, pieni di amministratori, di presidenti, di vicepresidenti, e regionali, comunali, universitari, nel ranking poi stiamo in fondo agli ultimi posti. E quindi finalmente c'è il digitale, risolve i problemi, abbiamo risolto. Manco per niente, perché il digitale, chi padroneggia il digitale non sa nulla delle filiere innovative, non le conosce. Quindi se Confindustria Digitale va nelle piccole imprese a proporre qualcosa, non sa cosa proporre perché non padroneggia le filiere. Allora veniamo alla proposta. La proposta è la seguente: su tutto il territorio nazionale si scelgono migliaia di neolaureati. Quanti ne vogliamo scegliere per ogni provincia? 20, 30, 40, ordine di grandezza. Quindi 3.000, 4.000, 5.000 neolaureati, scelti come? Solo per merito. I quali partecipano gratuitamente a una formazione a distanza fatta da chi? Dalle università di eccellenza, cioè dalle porzioni di eccellenza delle università, per essere più preciso, senza preferenze territoriali regionali. Quindi ce ne sono nel Mezzogiorno. Bentivogli citava Federico II e conosciamo bene, c'è Catania per l'elettronica o per la farmaceutica, tutto il territorio nazionale, quindi pezzi di università, insieme a chi? Insieme a quelle che nel gergo si chiamano teste di filiere, cioè quelle che padroneggiano le filiere innovative. Sono soggetti pubblici, sono privati, medio-grandi imprese, potremmo citarne qualcuna, poi lo facciamo tra un minuto. Allora, le teste di filiere insieme a pezzi di eccellenza delle università italiane fanno formazione a distanza a 4.000, 5.000 neolaureati. Ma quindi i neolaureati seguono tutti i corsi di tutte le filiere, quindi senza specializzazione. Perché senza specializzazione? Perché questi neolaureati vengono formati come agenti commerciali. Ora, chi conosce l'organizzazione di una multinazionale
sa che questa è organizzata a matrice. Abbiamo nelle colonne le divisioni di business, diciamo, dove dentro c'è la funzione ricerca, la funzione marketing. Poi ci sono invece le funzioni commerciali che sono perpendicolari, presidiano il territorio e non devono essere specializzati per business. Cioè l'agente commerciale deve vendere tutti i prodotti di tutte le divisioni verticali. Quindi questi neolaureati tecnici formati agenti commerciali devono imparare tutte le filiere innovative. Dopodiché, e non è solo tecnologia, tecnologia, design, organizzazione, merger acquisition, tutto, vanno a visitare le imprese piccole, cioè quelle che non hanno la tecnostruttura e non hanno sensibilità a uscire. Quindi io mi permetto di avere qualche dubbio sulla soluzione di Bentivogli che mette in rete gli attuali centri di trasferimento tecnologico, perché a mio giudizio le piccole imprese non vanno, non ci vanno in questa rete di centri. Siccome mi sono invaghito della storia, vi faccio una battutaccia velocissima. Nel 500, nel 1500, dopo il Concilio di Trento, sotto la pressione concorrenziale della riforma protestante, si passò dai conventi alle parrocchie. I conventi ricevevano coloro i quali volevano andare a depositare atti di compravendita di beni. Le parrocchie, il parroco entrava nelle case e faceva il censimento. Si chiamavano Stati Animarum, una rivoluzione copernicana, perché la Chiesa capì che doveva controllare la società dal basso. Allora faccio questa battutaccia per dire che l'idea di Bentivogli è quella ancora monastero, e io invece ritengo che occorra chi entra nelle case. E allora ritengo che gli agenti commerciali formati, come ho detto, vadano dentro le piccole imprese. Le piccole imprese devono essere previamente chiamate con una campagna di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Devono dire: cara piccola impresa, gratis apri la porta a chi verrà a bussare. Gli agenti commerciali vanno a bussare e gli dicono: tu che fai, piccola impresa? Dice: io faccio vino. Bene, allora per te che fai vino io ti suggerisco la filiera numero 3, la 8 e la 12, dico per dire. E dice: perché, che sono? E che ne so, la tecnologia delle membrane, poi il design, la bottiglia, eccetera, eccetera, e il vino migliora. Se il piccolo imprenditore si convince, senza bonus, senza incentivi, senza, in questo sono d'accordo, non sto a citare qui, ma questo l'ha detto Micossi, oppure il discorso dell'intero territorio l'aveva detto Bentivogli, eccetera, c'è una serie di spunti che mi trovano assolutamente d'accordo. Allora, senza bonus, senza incentivi, il piccolo imprenditore dice: mai convinto, ti prendo o ti assumo, o assume, oppure compra la consulenza. Questa cosa, dice: ma te la sei inventata, è salottiera, elitaria, è una pensata, e quindi mica funziona, è una cosa illuministica, mi si potrebbe dire. E io invece rispondo: no, perché ho chiesto, e esistono associazioni che lo fanno non su tutto il territorio nazionale e non per tutte le filiere e non in modo sistemico ma episodico, ma lo fanno come dottorato di ricerca
specifico e i dottori di ricerca che escono trovano subito posto, subito lavoro, anche nelle piccole imprese. Questa cosa non abbiamo tempo, ma è importantissima, perché come Carlo Secchi potrà forse confermare, il dottorato di ricerca in Italia è un po' in crisi. Quindi se lo ripensiamo non è mica male, e troviamo pure le risorse, e le università trovano pure le risorse. In ogni caso, tutta questa formazione e questo addestramento di agenti commerciali sarebbe a carico dello Stato, il quale poi non darebbe nessun bonus, nessun incentivo. Un altro piccolo esempio è che la MAPEI, che è una delle teste di filiere, manda in giro, sono anni che manda in giro, proprio agenti commerciali, i quali vendono tecnologie, perché ha interesse che le piccole imprese comprino le tecnologie MAPEI. Ma questo vale per la Bracco, vale per Brembo, vale per tante teste di filiere. Teste di filiere sono intellettualmente aperte, egoisticamente interessate a vendere, a diffondere le proprie filiere. Sarebbe una rivoluzione copernicana. L'onere inferiore a quanto si creda, e in ogni caso il problema non è mai finanziario, è sempre di mercato ed economico. Se ci fosse sensibilizzazione, ci sarebbe un aumento del valore aggiunto delle imprese a parità di dipendenti, sicuramente nel giro di 2-3 anni, un aumento di produttività, un aumento di quota di fatturato esportato, sicuramente, ma ci vorrebbe un grande afflato, un grande slancio, poiché siamo tutte persone che scriviamo. Ditelo pure a Franco De Benedetti, che non so se sta ascoltando, ma per corte, io ho un archivio e una banca dati e ho una sostanza enorme. Allora, per favore, ognuno di voi mi chieda, mi dice, mi servirebbe, e io fornisco riservatamente dati per alimentare dibattiti. Come diciamo che manca il dibattito, creiamo sto dibattito e sbrighiamoci, perché come ha detto Carlo Secchi, tra poco scade il termine per il recovery fund. Grazie. Grazie Riccardo, mi piace questa possibile come dire, alternanza, diciamo alternativa tra Bentivogli domenicano o benedettino e Riccardo Gallo padre pellegrino. Lo vedo molto bene su Mayflower che si avvia alla scoperta del nuovo mondo. Credo che siamo andati molto oltre, chiedendo a tutti un saluto. Chiedo semplicemente a ciascuno di salutare, così li saluto anch'io, e di dire se la proposta di Riccardo si può fare, è molto difficile, è da dibattere, è da discutere, nel senso ok, andiamo, molto difficile, approfondiamo. Quindi do tre alternative non molto impegnative. E così colgo anche l'occasione per salutarvi tutti. Nicola Bedin. Grazie a tutti ancora. Idea interessante, non credo sia facilissimo da realizzare perché richiede il coinvolgimento attivo di diverse parti. Il nostro paese non è il più efficiente al mondo nel riuscire a realizzare queste cose. Grazie comunque molto. Grazie. Anna Gervasoni. Approfondiamo perché è un progetto complicato. Puntare sui giovani è sempre positivo. E buon appetito a tutti. Ugo Lose, no, sei in mute ancora. Eccoci. Grazie a tutti. Credo che appunto
valga la pena di approfondire, ma credo che i livelli di complicazione siano una barriera all'entrata per questi tipi di progetti cercati di implementare nel nostro paese, ma comunque meritevoli, no? Di approfondimento, per cui ci riuscissimo sarebbe un valore per tutti. Grazie a tutti. Grazie Ugo, grazie ancora Arca. Professor Secchi? Sì, grazie. Beh, buonasera a tutti e grazie per l'ascolto e premis. Proposta molto interessante, secondo me da approfondire non tanto per quanto riguarda la sua architettura, ma per capire chi può essere il pivot per la sua implementazione, per un'adeguata comunicazione. Se venisse fatta propria da una struttura tipo quella di Confindustria o qualcosa di simile, allora uscirebbe, diciamo così, dalle mura dell'Accademia e potrebbe veramente dimostrare di saperci fare girare la pagina, insomma, in un certo senso. Comunque, complimenti al professor Gallo per questo stimolo che sicuramente non rimarrà così una delle tante cose che sentiamo. Bene, non mi resta che ringraziarvi. C'erano molte domande in chat. Rispondo solo a una dicendo sì, le slide del professor Gallo saranno pubblicate sul sito dell'Ada Smith Society, quindi sono reperibili. Era una delle domande che abbiamo avuto. Sul sito dell'Ada Smith Society potete trovare anche tutti i nostri gadget. Detto ciò, ringrazio molto i nostri speaker. Abbiamo dato, credo, una non solo una qualità al dibattito, ma anche una differenza di visuale che lo ha molto arricchito. Io sono contento perché quando partecipo a questi dibattiti sono contento quando esco che ho imparato delle cose nuove io stesso che lo organizzo, e in questo caso sicuramente posso dire che è così. Grazie a tutti di nuovo e buona serata. Grazie. Gli annessi e connessi.